Il mondo delle persone che si interessano della conservazione, messa in sicurezza, restauro della fotografia è prevalentemente dominato da figure femminili. E poi va detto che noi non ci occupiamo di immagini, ma ci occupiamo di fotografie, che sono quelle cose che uno tende la mano per avere in mano. Lei si occupa di fotografie e non di file. E la sua preoccupazione, la preoccupazione anche nostra, è, ne dovevamo parlare ieri, che erano cenni di, ciao, cenni, il minimo sindacale di che cosa si può dire per operativamente mettere in sicurezza un fondo fotografico. Ecco, infatti io... Allora, prima ti presenti e poi lo spieghi. Io mi chiamo Eugenia Di Rocco e mi occupo di conservazione e restauro di materiale fotografico e cartaceo. Sono associata a questa associazione, si chiama Fotonomia di Firenze, insieme ai quali, cioè insieme ai soci, cerchiamo un po' di esplorare le antiche tecniche fotografiche. Nel mio caso è legato proprio alla conoscenza del materiale. Io quindi ho uno studio a Firenze e collaboro da qualche anno con il CRAF, che è un centro di ricerca per la fotografia che è a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Per cui mi capita di lavorare sia con collezioni, per quello poi sono intervenuta, cioè sia con collezionisti, quindi con privati, che con istituzioni pubbliche. E quindi mi riesco un po' a guardare, a relazionarmi e a capire un po' i problemi e i vantaggi che ci sono da entrambi i lati, chiaramente dal punto di vista mio, che è quello di un conservatore, e che quindi cerca di mantenere l'oggetto il più possibile nel suo stato e quindi prolungargli la vita il più possibile. Una cosa che volevo dire è che mentre all'inizio, cioè io lavoro da qualche anno e all'inizio ero molto più rigida anche nei confronti dei collezionisti e dell'uso che si faceva proprio del materiale fotografico, e col tempo invece ho pensato, cioè, sia come viene manipolato, come viene gestito all'interno, no, dell'archivio privato, mi sembrava proprio anche di non portare quasi rispetto all'oggetto fotografico, ma col tempo, andandoci a contatto, quello che ho capito che invece il collezionista fa anche la storia dell'oggetto e che quindi è anche un mondo che ho apprezzato sempre di più, no? E ho capito quello che diceva anche lei, che c'è l'amore proprio dell'oggetto, che magari nella gestione di un archivio pubblico il personale che gestisce appunto questi beni non sempre ha, non ha sempre la sensibilità, non ha sempre l'interesse e la passione che invece può avere un collezionista. Il punto che invece volevo sottolineare prima è questa della fruizione, che purtroppo non tutti i proprietari, non tutti i privati vogliono la pubblicazione per vari motivi. E quindi questo secondo me è un limite grosso per me, che credo invece che tanti materiali debbano essere, per essere valorizzati, debbano essere conosciuti e messi a disposizione di tutti. La messa in sicurezza, ecco, dipende un po' chiaramente dal tipo di materiale, dal tipo di archivio, cioè dipende da tantissime cose, dal luogo di conservazione ovviamente è la prima cosa, e quindi che tipo, c'è, cioè, il controllo dei parametri. Adesso non so se volete sapere un po', se vogliamo parlare di... diciamo solo due cose essenziali. Uno è che Gianni, mi ricordo, una volta ha fatto venire un infarto all'amica Tania, perché è arrivata a una delle nostre riunioni con le carte visite tenute insieme con l'elastico. Ecco, va bene. Diciamo che io penso che siamo oltre. Questa è la nevrastenia burocratica. Gli elastici. Tu non hai idea, un elastico messo semplicemente per tenere insieme due vetri. Io ho visto cose che voi umani non avete visto, no. su lastre tenute insieme con l'elastico che è stato messo 30 anni fa, ecco. Quell'elastico ora è diventato una pappa che si aderisce e altera addirittura la lastra e crea dei danni irreversibili. Sì, va bene, quindi graffette, elastici, scatole da nastri adesivi, carte, post-it, nastri adesivi, sono tutti i materiali che chiaramente vanno evitati. Uno scotch che lasciava il giallo. Assolutamente. Non era il Friesi. No. Ma per questo ci sono anche tante ditte, ecco, che forniscono dei materiali per la conservazione. Sappiamo tutti appunto che tipo di carta da utilizzare deve essere in assenza di acidi. E quindi comunque avere sempre di riferimento un conservatore o qualcuno, anche per dei consigli semplicemente, per tenere il materiale, assolutamente sì. E poi l'umidità, la temperatura, queste sono anche fondamentali, no? Sì, quindi evitare
luoghi umidi, evitare le soffitte, le cantine, queste sono anche proprio cose proprio di base, ecco, per la conservazione. Magari tante volte non ci si bada. Ecco, tante volte mi ritrovo a dare dei consigli sull'esposizione, no, di alcuni pezzi fotografici, di alcune stampe, e la cosa che dico, anche lì può sembrare banale, di evitare i caloriferi, quindi i termosifoni, di evitare la luce diretta delle finestre, evitare il più possibile le pareti esterne degli edifici, anche per una semplice fotografia di famiglia, ecco, perché anche capita di lavorare anche con materiali di questo tipo, quindi tanti portrait crayon ultimamente, tanti che portano fotografie del nonno, di qualche parente passato. Domanda lampo, sì. Pulire o non pulire? C'era ieri l'esposizione degli amici Ugo e Luciano, avevano degli albumine, dicevano com'è che faccio qua? Perché pulire a secco, sì, getto d'aria, pennelli morbidi, panni elettrostatici, quindi con delicatezza, quello sì, a secco sì. La gomma da usare con parsimonia, secondo me, quindi che tipo di gomma, usare sempre per lo più la gomma bianca o gomma in polvere, sempre bianca. Se si vuole, ma stando attenti a toglierla, quindi con un pennellino cercare di toglierla da tutti gli interstizi, ovviamente, se si utilizza su carta, questo, su carta. Il pulitore umido io le sconsiglio sempre, perché rischia di creare delle gore, di non essere molto, molto accurati. Ecco. Dipende dal tipo di delicatezza, dalla manualità che si ha. Osservazione lampo, se vi viene un dubbio... Io da tempo bisognerà che lo faccia, creare un riferimento per trovare una indicazione telefonica di contatto con, uso il termine femminile perché sono tutte donne, che io sappia forse ce n'è uno solo in Italia o due di maschi. Io conosco tutte donne. Ecco, e telefonate, perché una telefonata, dire per esempio Eugenia o altre ragazze che conosciamo noi, che cosa faccio? In linea di massima è non fare. Se non fai, non sbagli. Se hai impiegato un secolo e mezzo arrivato lì, probabilmente è in grado di durare ancora altrettanto.